E allora, cara Rosalia, cominciamo a parlare di questo piano commerciale. E subito diamo certamente la parola al nostro presidente della commissione, consigliere comunale, presidente della commissione, Nicolò Pizzillo, che praticamente ha seguito l'iter, tutto l'iter di questa approvazione fino in consiglio comunale, dove è stata poi approvata a larghissima maggioranza. Vogliamo dare prima di tutto il significato, che cosa significa per la città di Cefalù l'approvazione di un piano commerciale come questo. Prego, Enrico. Sì, intanto io vi ringrazio. Cioè, dire questo piano commerciale, l'iter di questo piano commerciale inizia a ottobre, praticamente ormai dello scorso anno, attraverso appunto un fruttuosissimo confronto con sia tra i consiglieri comunali sia con appunto le categorie produttive. Si è scelto di, anche perché cosa che non aveva fatto il commissario, approvandolo diciamo senza coinvolgere le parti sociali, si è scelto appunto di coinvolgere i rappresentanti di categoria per valutare le eventuali modifiche del piano commerciale. Cos'è il piano commerciale? Il piano commerciale è uno strumento che va a intervenire sul piano regolatore, sul piano particolareggiato del centro storico, per mettere ordine alla distribuzione delle attività commerciali nella città. Non modifica la perimetrazione delle zone omogenee del piano regolatore, quindi comunque le zone rimangono sostanzialmente le stesse, però dà nuove possibilità di appunto posizionamento delle varie tipologie di attività commerciali, in modo da rendere più omogenea poi la rete commerciale del territorio. Dicevo, questo piano nasce dopo la determina del commissario, che sostanzialmente, come dire, commissaria il comune, perché ricordo a tutti che si parla di piano commerciale in questa città dal 2003, da quando venne dato un incarico all'architetto Lino per appunto la stesura degli studi di settore per la realizzazione di questo piano commerciale. Però poi non se ne fece più niente, finché il commissario, con una determina commissaria al comune, nomina questo staff di esperti, tutti tra l'altro presi dall'amministrazione comunale, per la stesura di questo piano commerciale. Approva il piano commerciale, nel senso che lo fa suo, e rimanda tutto al consiglio comunale. Da lì appunto si iniziano le commissioni congiunte, prima, seconda e terza commissione. Qui c'è il consigliere Baiotanco, che ha partecipato alle commissioni, conosce come me tutto l'iter dell'approvazione di questo piano commerciale. Si decide appunto di portare avanti questo confronto con le categorie, che io ringrazio pubblicamente, perché sono state parte assolutamente attiva delle modifiche che poi sono state apportate a questo piano. Dicevo, si inizia a ottobre, sono state circa o 4 o 5 commissioni congiunte, più un paio di commissioni singole, diciamo preliminari, dove si è deciso appunto di andare avanti col sistema delle commissioni congiunte e con il coinvolgimento dei commercianti, per poi appunto recepire quelle che fondamentalmente sono state le proposte fatte dalle parti sociali e trasformarle in modifiche reali del piano. Diciamo che come modifiche si è intervenuto più a livello sostanziale che a livello tecnico, perché abbiamo deciso comunque di cercare di poi di far andare speditamente avanti l'iter del piano, perché ora il piano comunque passerà alla regione, che dovrà dargli l'ok definitivo. Quindi abbiamo cercato di ragionare più dal punto di vista sostanziale, cercando di appunto di recepire quelle che sono state le proposte dei commercianti, che sono state di diverso tipo. Poi magari durante la trasmissione illustreremo singolarmente. Sono stati presentati 8 emendamenti che hanno recepito appunto queste proposte da parte dei commercianti, e sono intervenute a diversi livelli all'interno del piano commerciale. Io credo che questo sia un momento storico per la città, nel senso che la città di Cefalù non aveva mai avuto un piano commerciale, è la prima volta nella storia. Sicuramente questo è un momento di crisi particolare che investe l'economia della città, e non sarà la soluzione a tutti i mali. Certo è che è uno strumento nuovo, che comunque può dare nuove possibilità di investimento, mette ordine alla rete commerciale, come dire, garantisce anche, cosa a mio avviso fondamentale in un momento di crisi, garantisce l'esistente, cioè quello che già esiste, dà garanzie anche per i cosiddetti
passaggi di proprietà all'interno della stessa famiglia, quindi comunque non complica l'iter burocratico per il padre che cede l'attività al figlio purché questa rimanga della stessa tipologia. Insomma, ci sono una serie di atti che abbiamo portato avanti che secondo me possono dare nuove possibilità di investimento in questa città. Poi lo vedremo, insomma, la regione dovrà dare l'ok definitivo. Io credo che il consiglio comunale, tutto, le commissioni congiunte, i commercianti, si è portato avanti un grande lavoro di democrazia anche dal basso, che a mio avviso va sottolineato. Ripeto, lo vedremo poi più avanti, quando la regione darà l'ok definitivo, quando poi questo piano sarà concretamente attivo. Io credo che sia stata fatta una bella operazione anche di condivisione in un momento di crisi, ripeto, penso che anche da queste cose si veda, anche da questa decisione collettiva, da questa democrazia partecipata, si veda la forza e la coesione di una comunità, e penso che il risultato sia stato tutto sommato abbastanza positivo. Abbiamo il consigliere Gioacchino Barranco. Facciamo una valutazione prima di tutto, ecco, la prima valutazione generale su questo piano commerciale. Dato che tu l'hai votato, credo che anche tu sei favorevole a quello che ha detto il presidente della commissione. Prego, Gioacchino. E intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Poi, subito a cappelletto, mi va di precisare una cosa. Il Consiglio Comunale si è pronunciato quasi all'unanimità su questo regolamento commerciale. Ci sono stati dei distinguo durante, come dire, il dibattito iniziale e anche qualche, diciamo, articolo che qualcuno non lo condivideva, tipo anche il mio collega di partito Marco La Rosa. Per quanto riguarda il discorso iniziale, era una forma che veniva fuori dai rappresentanti del Consiglio Comunale, posso dire, Giovanni Cassata, Francesco Riggio e Giovanni Uppa, i quali non credevano che questo regolamento il Consiglio Comunale lo potesse trattare in quanto era stato emanato da un commissario ad acta. Ma io anche su questa cosa qui ho fatto una precisazione sin da subito. Noi più volte ci siamo trovati con qualche delibera approvata da qualche commissario ad acta e siamo andati sempre avanti. Poi io credevo anche quella serata nella genuinità di ciò che ci proponeva il sindaco, ma non per fare della plagieria nei confronti del sindaco, perché si sa benissimo noi siamo nelle parti opposte, io da PDL e lui nel Partito Democratico. Debbo sicuramente dire che io questo discorso del PDL e del Partito Democratico devo fare sin da subito una puntualizzazione, cioè è quella che a Cefalù questa grande distanza tra il Partito Democratico e il PDL io non la vedo e secondo me non esiste. Questo è uno scoop, diciamo, qua Gioacchino. È uno scoop. No, dico anche perché supporto e foraggio questa cosa. Vediamo, sentiamo. Perché poi ci telefoniamo a Bersani e Berlusconi. Purtroppo purtroppo questa cosa non è nella nostra portata, ma quantomeno i radioascoltatori che ci sentono, che non penso che sono solo di Cefalù, anche dei dintorni e oltre, visto che siamo anche su internet. Quindi io dico una cosa, quando c'è della buona volontà e si fa l'interesse della città, a quel punto decade tutto. Cioè, voglio dire che gli accordi non esistono perché esistono sulle carte, cioè quando si presentano delle carte in consiglio comunale, poi diceva bene il mio collega consigliere comunale Pizzillo, andiamo a trattare, sviscerare i problemi, siamo usciti di lì dentro, da queste commissioni che poi sono 3 commissioni congiunte, voglio dire non c'erano tutte e 5 sempre presenti, ma almeno 3-4 eravamo sempre presenti, quindi una buona parte del Consiglio Comunale, quasi la maggioranza. Quindi abbiamo sviscerato un po' tutte le cose e sviscerandole ci siamo accorti che era un buon piano e ci siamo fidati della raccomandazione che ci ha dato il sindaco, siccome non avevamo nessuna possibilità, in quanto, come dire, il commissario ad acta non è che l'ha voluto il sindaco di Cefalù,
lo hanno voluto amministrazioni passate che non sono state in grado, e io faccio riferimento non all'amministrazione Vicari, parliamoci chiaro, faccio riferimento all'ultima amministrazione che c'è stata, perché quando un'amministrazione non è in grado di portare in consiglio comunale e far approvare un piano del genere, che è molto importante per la nostra città, credo che le colpe politiche vanno addebitate ad essa. E quindi su questo discorso dello schema del commissario ad acta, io ho creduto a Saro e quindi l'abbiamo approvato, il nostro sindaco. Per quanto riguarda Marco La Rosa, che dicevo all'inizio, è un problema tecnico più che altro. Lui si poneva il dubbio nella commissione, questo me lo ricordo bene, perché anche Vincenzo Liberto su questa cosa, e mi sembra pure Patrizia Messina, se sia, chiedo che lui ha la memoria più fresca della mia, essendo più giovane. Sì. Su che cosa? Però? Su questo discorso del lungomare, che lì era previsto che si potessero fare strutture di 5.000 metri, cioè che so, un grosso supermercato, qualche centro commerciale, centri commerciali di una certa dimensione, no? E questo qui io onestamente anche da me stesso non me la sono sentita di dire facciamo passare questo, anche perché se guardiamo il nostro territorio del lungomare, dov'è questa struttura? Perché parliamoci chiaro, il piano commerciale viene intercalato dentro il piano regolatore generale, non è che è una cosa astratta a sé per i fatti suoi, no, cioè non è che andavamo a fare un nuovo piano regolatore generale, andavamo a fare un piano commerciale che doveva ed è stato calato dentro il piano regolatore generale, quindi è forza maggiore che dovevamo ragionare così. Quindi ho detto, visto che si prevede da 1.000 a 5.000 metri, visto che non ci saranno mai queste strutture di tale dimensione sul lungomare di Cefalù, quindi non serve a nulla, mettiamoci 1500 metri quadri, che è già un buon, come dire, superficie di poter mettere negozi e quant'altro. E questo era per quanto riguarda Marco La Rosa. Poi, e concludo, perché altrimenti poi mi dici che mi allungo troppo. Non ti preoccupare, tu sai che qua tu sei sempre libero, perché se non ti posso mai fermare, perché poi te la pigli con me, forza, prego. Quindi per arrivare e concludere su questa cosa, io vi devo dire che sono orgoglioso di aver approvato questo piano. E già sin da subito mi sono reso conto che era una cosa che andava al di là, andava su un discorso di buonsenso. Ecco perché ho detto poco fa il discorso PDL, Partito Democratico, non c'entra niente nella nostra città. Nella nostra città andremo a vedere e visionare le cose di volta in volta, perché qualche altra volta io mi troverò, come dire, distante da ciò che propone il Partito Democratico. Se noi ci troveremo con qualche localizzazione edilizia nel futuro, state più che tranquilli che io farò un'altra battaglia, non mi fermerò su queste cose, e poi vedremo quello che succederà. Allora, caro Nicolo, come tu vedi, abbiamo saputo stamattina, ho visto che carne al fuoco. Dai, caro, Giacchino ha fatto, ha teso una mano, sembra che non ci siano problemi tra il PDL e il PD a Cefalù, tutto va bene, tutto va liscio, si può fare anche un governissimo a Cefalù, ma possibilmente. Insomma, io invece volevo fare una domanda. Sì, sì. Quanto ha influito l'aver dialogato, l'essersi incontrati, l'essersi anche confrontati su tutto quello che sta questione appunto del piano commerciale per poi arrivare all'approvazione, sia da parte ovviamente, diciamo, della maggioranza che dell'opposizione, cosa che è stata invece contestata in passato anche per altri argomenti. Stavolta invece probabilmente, insomma, volevo un vostro parere. Sì, tanto io credo che sia stato fondamentale, nel senso che poi il consiglio comunale non è fatto da tuttologi, cioè nel senso poi ognuno ha le sue competenze, ognuno ha le sue professionalità. Il fatto che ci si sia confrontati con i rappresentanti di categoria, comunque con quei soggetti che poi conoscono bene l'argomento, ne vivono le criticità e quindi ti sanno analizzare anche una problematica in maniera più approfondita, credo che sia stato fondamentale. È stato il punto di novità dell'approvazione di questo piano, perché comunque nasce appunto da questo confronto di mesi con
le associazioni di categoria, e credo che il contributo che hanno dato i commercianti poi nell'individuazione delle modifiche che abbiamo apportato al piano sia stato di primissimo piano e di primissimo livello. È ovvio che, come dicevo prima, poi il Consiglio Comunale non è composto da tuttologi, per cui anche lì il confronto con i soggetti interessati risulta fondamentale, risulta un elemento che ha reso poi l'approvazione di questo piano condivisa da parte di tutti. Io, ricollegandomi al discorso del consigliere Barranco, è vero che quando si tratta di tematiche locali probabilmente spesso si farebbe bene a non guardare troppo le differenze, però mi permetto di dire che su questioni tecniche come questa, nel senso che questo comunque è un piano che coinvolge la città, il commerciante non è del PD né del PDL, il commerciante fa il suo lavoro e quindi ha bisogno di uno strumento che poi sia il più operativo possibile, il più, come dire, corrispondente alle proprie esigenze. Su tante altre cose io credo che il PD e il PDL siano distanti anni luce. Questo non è una... Tu hai teso la mano, Gioacchino, ma lui mi pare... Vedi, caro Armando, scusami se ti interrompo, Nicolò, il discorso è sempre quello, ed è solo uno. Che la sinistra... Io non capisco come mai la sinistra prova tanto odio nei confronti di Manichino. È così, perché sarà la differenza... Guarda, io sono Gioacchino Barranco, guardami negli occhi, Nicolò. Sono a differenze politiche. Ma tu puoi mai provare odio verso... Ma non è... Perché un uomo del PDL, ma è così. Ma infatti, guarda, io ripeto, che in Italia si guardano in cagnesco proprio per questo motivo. Su questioni tecniche come questa, io ti ho voluto portare su questo terreno questa mattina. Su questioni tecniche come questa, probabilmente non ci sono differenze, perché ripeto, si ragiona per il bene della collettività. Ci sono appunto questioni pratiche sulla praticità delle cose. È normale che le differenze vengano meno, però probabilmente sull'IMU, per esempio. Noi vogliamo farle pagare. Noi ci siamo. Voi la volete rimborsare. La vogliamo sapendo sulle tasse, sapendo che non è possibile. Capisco che per ora va di moda l'argomento, perché si parla anche a livello nazionale di possibili governi. Io personalmente dico la mia, anche se non c'entra niente in questa giornata. Io sono assolutamente contrario a un governissimo tra il PD e il PDL, perché, ripeto, su grandi questioni intellettuali, tra virgolette, o comunque su grandi questioni che vedono l'interesse del paese, il PD e il PDL sono distanti anni luce nella loro posizione. Nicola, io...